lasciatemi un bel pollice in su, mi raccomando, supportate le mie ricette di cosmetici naturali. Supportate le mie ricette. Ciao ragazzi e ciao ragazzi, benvenuti a questo nuovo video. Oggi voglio far vedere una nuova ricettina, ho pensato di fare per quanto riguarda la cellulite, il culetto sodo, tutte queste cose qua. Ci tenevo a fare questa piccola introduzione per specificare che ovviamente questo prodotto, come qualsiasi gel, crema anticellulite, ovviamente solo coadiuvanti anticellulite, ovviamente alla base, lo sapete, ve lo dico sempre, ci sta alimentazione, allenamento, attività fisica, tutto questo, appunto per combattere, dove cavolo sto con per combattere la cellulite e appunto per il flaccidume, insomma, per avere un culetto un po' sodo. Proprio qualche giorno fa vi ho caricato un video in cui vi ho parlato di tutto, appunto, l'aspetto, vi ho fatto vedere proprio cosa faccio io, cosa mangio, gli esercizi per combattere appunto la cellulite, per avere un culetto sodo. Quindi guardate questo video, cliccate qua, ve lo lascio cliccabile in sovraimpressione oppure il link nel box informazione. Come avere un sedere alto e sodo, quindi l'aspetto ovviamente quello più importante. Poi ovviamente ci aiuta tanto un prodotto come questo, che lo potete fare in casa perché è semplice, facile, veloce e soprattutto super economico, a differenza di tanti prodotti che vendono che contengono solo schifezze, che costano tanto, che non sono efficaci. Questo è semplicissimo, potete fare, lo dovete fare, anzi, e lo dovete massaggiare bene 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 ogni giorno e vedrete che avete ottimi risultati. Missione culetto sodo. Siamo pronte? Iniziamo subito. Andiamo nella mia stanza cosmeticosa. Mi raccomando, supportate le mie ricette di cosmetici naturali con tanti pollici in su, tanti like, così se ne raggiungo tanti, ne faccio subito un altro. Vado a mettere l'LPDS anticellulite, che appunto ha questa consistenza già di per sé un po' viscosa. Ne metto circa 1 grammo e poi aggiungo anche il lipostop, appunto come dice la parola lipostop, stop lipo, quindi il grasso va a bruciare tutto il grasso e tutta la cellulite. Anche di questo qua ne metto circa 1 grammo e poi ci aggiungo 2 estratti vegetali che sono veramente ottimi per contrastare la cellulite, sono l'estratto di centella e l'estratto di ippocastano. Ma avrei potuto mettere anche altri estratti come l'escina, come il ginkgo biloba e tanti altri, casomai guardate sul mio blog dove ve li scrivo tutti. Quindi metto una decina di gocce di centella e una decina di gocce di ippocastano. Vi viene una consistenza abbastanza fluida. Voi potete o lasciarlo in questo barattolino, così se dovesse ad esempio separarsi o vedere che non è uniforme, con un cucchiaino pulito basta che lo mescolate ed ecco qua si è unito tutto di nuovo. Oppure, se come me lo dovete portare tipo in palestra o qualche parte, vi consiglio uno di questi barattolini che si trovano anche sotto 50 centesimi, eccetera. E sono molto molto carini e voi potete anche agitarlo se vedete che si separa eccetera, e sono molto carini anche come applicatore. Andiamo a mettere qua dentro, secondo me è più pratico. Eccolo qua, shakera shakera shakera, così si mischia tutto. Questo è molto carino anche come applicatore perché appunto ci permette di usare un dispenser, quindi non ci dobbiamo mettere le mani dentro. Viene un fluido carino carino che quando lo andate a utilizzare ha questa consistenza. Quindi è molto carino da spalmare, super fresco e leggero, ha un ottimo profumo e vi lascia la pelle proprio tonificata, fresca. Io faccio spesso questo gel, questo fluido appunto anticellulite rassodante, quando non ho oli, creme, gel, nulla, 103 secondi, avete visto a prepararlo, mi piace tantissimo utilizzarlo dopo la palestra perché sulla pelle la lascia proprio bella compatta, tonificata e poi veramente funziona se lo utilizzate con costanza. Per aiutarvi a combattere la cellulite. Anche sul mio secondo libro, Bella in forma con carità dolce, c'è la sezione appunto proprio della cellulite. Ho messo tutta la parte con gli estratti, gli ingredienti, come combattere la cellulite, la ritenzionite, ad esempio qua. A pagina 69 c'è tutta questa parte in cui vi ho scritto tutti gli estratti, gli oli, le sostanze che funzionano contro la cellulite, appunto rassodanti per il corpo, il migliore anticellulite, regole per combattere
combattere la cellulite, insomma, ci sta una bella sezione, c'è anche varie ricette come lo scrub, alcune ricette contro la cellulite. Quindi questo è tutto ragazze, mi raccomando consultate anche il mio blog dove là vi scrivo tante altre cose e tante risposte alle vostre domande, lasciatemi nei commenti tutte le domande che volete, se fate questo prodotto fatemi sapere come vi trovate, se vi è piaciuta questa ricettina, se vi è piaciuto questo video lasciatemi un bel pollice in su, mi raccomando supportate, supportate le mie ricette di cosmetici naturali, così vi faccio tanti altri video e vi mando un bacio grandissimo. Ciao!